Amici di Rosetto Capospulico, questo pomeriggio siamo in questa magnifica cornice del Relè Capospulico in compagnia di Stefania Orlando, che sta trascorrendo le sue vacanze qui a Rosetto Capospulico. Esatto, buongiorno, buonasera a tutti, insomma un saluto da questo posto meraviglioso. Come stanno andando le vacanze qui in questa cornice da sogno? Bene, non può andare diversamente, perché qui come ti volti vedi un panorama meraviglioso. Tra l'altro di qua c'è l'alba, di là c'è il tramonto, quindi qui ci troviamo proprio in un punto nevralgico, no? di questo posto. E l'Italia offre tanti posti stupendi, però io qui torno sempre molto volentieri perché mi sento davvero a casa. Poi hai fatto il bagno sicuramente nelle acque blu cristalline, bandiera blu, all'ombra del castello di Rosetto Capospulico. Beh sì, tra l'altro quest'anno ancora non sono andata a prendere qualcosa al castello, perché quella è una tappa fondamentale. È sempre, no, molto suggestivo il castello. Il bagno assolutamente con le scarpette. I sassi sono famosi. Qui sono famosi i sassi, che all'inizio, no, mi erano sembrati difficoltosi, però poi tutto sommato uno ci fa l'abitudine, con le scarpettine è anche comodo. Sei ritornata, hai già trascorso altri anni, è entrata dentro il tuo cuore ormai. Beh sì, mi sono trovata bene, quindi ho pensato un attimo a tornare, no? Poi sono quelle cose che fai un po' distinto: quando stai bene in un posto ci torni, quando non sei stata bene non ci torni, non c'è niente da fare, quindi. E poi non c'è due senza tre, ma non ci sarà neanche tre senza quattro, e poi cinque, e poi sei, insomma. A noi fa sempre piacere ospitarti. Grazie, qui a Rosetto. Grazie. Poi Stefania ha anche un blog molto attivo in questo periodo, l'Orlando Curiosa. Ci dedicherai un posto anche a Rosetto? Assolutamente, perché no? È un'idea questa. Non ci avevo pensato, ma lo farò molto volentieri. Io, a parte che, vabbè, sui miei social, in questi giorni è pieno di foto. Le abbiamo viste tante foto. Quindi, sai che cos'è? Che forse ultimamente i social vanno più dei blog, no? Sì. Perché sono un po' più facili da usare anche per quanto riguarda gli utenti. Però senz'altro, guarda, accoglierò al volo questa tua idea. Rosetto non è solo mare, nel centro storico sì. Abbiamo una cosa fantastica, che è il vicolo più stretto d'Europa ed è anche il vicolo degli innamorati. Lo so, Maria Rosario Omaggio, che è stata ospite qui la scorsa settimana, mi ha fatto vedere una foto stupenda. Dice che se entri in quel vicolo esci e trovi l'amore. Io l'amore in realtà già l'ho trovato, non vorrei che mi funzionasse al contrario, cioè che me ne facesse trovare un altro. Mano nella mano, con l'amore porterà fortuna durante la storia, perché come riesci a passare questo vicolo molto stretto mano nella mano con la persona che ami, così riuscirai poi a passare. Amore, dobbiamo andare nel vicolo. Hai avuto modo di apprezzare anche i pirorotti tipici di Rosetto? Beh, certo, qui poi tra l'altro si mangia benissimo. Devo ancora andare in un ristorante che mi hanno consigliato a Rosetto, non faccio il nome perché non so se posso farlo. Perché siccome qui si mangia tanto bene, uno fa fatica poi a uscire fuori, capito? Perché qui c'hai tutto. Esatto. Ringraziamo il Relè Capospulico che ci ha ospitati questo pomeriggio, dove vedrete molto spesso i nostri salottini qui dal Relè Capospulico. Ancora una volta grazie a Stefania, un saluto a tutti gli amici di RCS Channel. Ciao.